io cosa devo dire, fin dalla nascita di questo figliolo che aveva l'età di 10-11 anni, che già aveva una disposizione per i burattini, era molto appassionato per fare il teatro ai suoi compagni. Allora io le compravo tutte teste, che poi lui faceva i suoi vestitini, le confezionava i vestiti come un sarto a queste teste di burattini. E poi dopo io avevo comprato un teatro, dal quale noi avevamo un grande terrazzo, e da lì, è vero, faceva il burattinaio per i suoi per i compagni, insomma, compagni di scuola, compagni di giochi, e li faceva pagare un soldo per uno. Motore? 755 quarta. Smile Martino. Go Martino, vieni minicuccio. Go down, I let. Come up, I let. Come Iron. Come Martino. Kiss Martino, I let. Now kiss Iron, I let. Go down, Iron. Look to Martino, go with your hands, caress Martino, look to him Martino, go down Martino, caress him Iron, smile a little bit, look to my hand Martino, look to him and caress. Come up Martino, kiss Martino, I let. Now let kiss Iram. Go down Iram. Look to Martino Iram. Go with your hands. Turn your head Martino. Go down Martino. Look to him with a little smile. Caress him. Look here one moment Iram. Caress him. Look to him again. Smile. Stop. Remain like this. Oh. Com'era, Marco? Sì. Va bene, è questo. Facciamone una sola col coso. Diamo, motore. 756 terza. Action Iron. Very soft. Come, Martino. Start to laugh. Start to talk. Laugh, laugh, laugh. Go down, 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 down. Talk. I make film because I have discovered about when I was 30 years old that that was my congenial way to work, to live. And so why I've not to do pictures. It is not a problem of professional work, but it is just that I think that my way to live, my way to realize myself, more congenial, more near to my nature, more and even less difficult is just to create images. So that is the reason why I make pictures. There is no other reason.
Toccati le labbra con le due labbra, chiudi la bocca, fa sparire, ecco, così devi fare ogni tanto, pronti? 1, 2, 3, respira, fa sparire, chiudi le labbra, come ti ho detto, chiudi le labbra, chiudi, chiudi di più, chiudi le labbrine, alza il braccio, fa sparire. Abbassi il braccino, apri gli occhi, guardami, Pasquali, guardami, guardami qua, Pasquali, guardami. Stop. Va bene. Sì. Ancora l'ultima. A posto. Tu cerca di camminare, questa è. I am completely agree with all the obstacle and with all the enemies who are between me and what I want to do. I see that they cooperate. They are in a providential manner. They help me to do exactly what I want. Because if I have not to fight, it is in the fighting that I can see better what I want to do. It is in the frizione, do you say? Friction. That thing become more clear. It become more clear just because it runs the danger to be far, to go away from me. And all the nostalgia and all the love that I am obliged to put in this danger make that things much more wishable. Desire. Wishable, exactly. Yes. Abaro. Ti ho detto anche, non fare tutto soltanto questo, tira anche, girati anche su te stesso, girati, scendi girando, capito? Motore. Più scomposto che puoi, più matto che puoi, come fossi percosso dalla corrente elettrica. Butta le gambe, le braccia da tutte le parti. Pronti? 8,26 ottava. Vai Enzo! Grifoni! Stop! Anche qua, Ferretti. Qui sono molte stronzate. Non c'è un amore nelle cose. Non è che sta qui, viene a vedere, ce ne frega nella maniera più assoluta. È questo che mi fa imbestialire, questa mancanza proprio di senso di responsabilità, di collaborazione, questo che... Da vergognarsi, da vergognarsi. E ti autorizzo a dire. Ha detto Federico che ti devi vergognare. Vergognare, Federico. L'assenza totale, il disinteresse, il menefragismo. È una cosa da io non capisco. Ma no, io non ho mai visto, neanche nei film più miserabili, mai visto al mondo. Che cazzo ridi? Non è che mi cazzo con te a Ferretti, sì, ecco, parlo così, perché ogni tanto uno le palle si gonfiano, poi esplode, no?
cazzo resisti te? Tutto questo poi qui cosa si traduce? Si traduce in un ritardo enorme, perché? No, ammettiamo, no. Cosa succede? Che è successo? Sono già il catrano. Succede che quando io vado a fare un diavolo, fermo un momento, aggiungi qui una cosa, leva sta tavola, metti in un altro, inchioda, schioda, ripicca, rimette, ricosa, leva questo, togli. The first weeks. They are always really very difficult because all the phantoms with which you have lived during the preparation, you have to materialize in a concrete, objective dimension. This magic operation, it is at the beginning. I still don't know exactly. And I'm just watching to see if all the steps and if all the ritual that I have prepared can permit all your phantoms to become alive. And it ain't no use your turning on your light, babe. The light I never know. And it ain't no use your turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. I'm thinking and I'm wandering all the way down the road. I once loved a woman, a child I'm told. I give her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's all right. So long, honey, baby. But goodbye is too good a word, babe. So I'll just say fairly well. Oh, I'm saying you treated me unkind. You could have done me better, but I don't mind. You just kind of wasted all my precious time. Don't think twice, it's all right. Quando loro avanzano, cappuccina, tutti scosti qua così, così. Passate, alle. Ecco. E segui così. Basta, fino a qui, va bene. Questo qui tesoro è un campo lungo. Sì, lo so tesoro, ma lei voleva fare tutto bene, scusa. Certo, ma io voglio che fai tutto bene, dimmi no, che cosa tu è non che... mi lasci il tempo di dire step forward, si dice avancer. Allora, fammi sentire il tempo bene con me. Io mi alzo, no? Lo faccio qui. Poi dice, I have examined the results of the sacrifice. Sì. The auspices are favorable. The gods approve this matrimony. Step forward. Allora, quando dici, siccome da lì non sento una Madonna, quando dici step matrimony, guardami, come se guardassi Martino, sì. Poi ti volti e dici... Step forward? Sì. Bene. Allora, mi guardi a che punto? Prima di dire step avanti. Lo so.
Quando mi guardi lo richiamo Alain. Dio, Dio, approvo questo matrimonio. Ti guarda a te, ecco. Lui e poi... No, a lui, a me, a Martino. A te, a Martino. Proviamo. E io chiamo Alain, io chiamo Alain. Dopo dici il resto mentre vieni qua. Proviamo ancora, ancora. A posto. Valdemaro, t'ho detto, sbracci di urna, salta. Motore. 576 terza. Per. Felici per. Veterinario? Quella vacca si muove sempre. Questa era bellissima. La vacca si muove. La vacca è una vacca bianca. Alzatacchi non la vedete in fare in America, non la vede anche quando. Ho capito, ma nel cinema non è vero. Sì, vabbè, sembra. Vabbè, ma questa è una nozione tecnica medica, sai, questa. Gli hanno sfasciato la testa con una mazza, l'hanno sgozzata, c'è un coso che... Ma sì, ma sa, ma questa è nella verità. Nel cinema vedere questa cosa che si muove ancora dà un senso. Ma che la vacca si muove ancora? Alle contrazioni posto morto. Anche quando è scannato, alle contrazioni. Anche quelli antichi romani. A posto, a posto. Anche lo vacca c'è altra vacca. Perché anticamente i romani non ammazzavano con la pistola in quindi la bestia che aveva a terra aveva le contrazioni e poi veniva scannata. Felicitar! Vai Cinzia! Felicitar! Felicitar! Gira di Cinzia! Gira di Cinzia! Felicitar! Vaffanculo! A posto! Abbiamo provato 20 volte! Com'è che sei così scema? A Roma si dice così, è quasi una cosa affettuosa, non è mica una cosa... E non è affettuoso, se fremo male, specialmente quando dice un ragazzo. Sì, certo, ma... Un uomo fa parte. Ma se infatti ti domando scusa, mi è venuto i nervi. Ha fatto bene, poi sbaglio. Come? Mi è scappato detto così. Sì. Ne vado, fate passare. Fammi vedere un momento. Fammi vedere un momento. Non ma no, ma sono brutto io lì, scusa. Se ne fai un altro. Sì, ma dove... Fammi vedere un momento. Non mi restare. No! Promesso, eh? Ah no! No, guarda, no, no, sei cattivo, no! Sono male qui, sono... Dai, questo, fammi vedere. Di più non tieni promesso. Se ne facciamo un'altra di fotografia, perché devi tenere quella lì dove sembra un vecchio di 75 anni, con quello no, ci vediamo. Molto shy. Intimida? Ma anch'io sono timido. Sì, io sono molto timida. Ma anch'io, sai. Hai fatto l'amore questa notte? Hai fatto l'amore questa notte? L'amore... Have you made love tonight? This night? No. No? So you've lost the night. Come stai? Pappa buco pappa buco pam pam pam. Dentro un coglione? No. What why? I don't know. Lisa said she called. I was home all the time. So I'm sorry.
Ah no, dimmelo adesso, eh? Dimmelo. Ma no, perché prima tu mi dici, no, dicolo così, così, senza niente. Però io l'ho detto come tu mi hai detto, senza no, niente. Tutto sempre con ironia. No, prima mi ha detto. E poi ho cambiato. Poi ho cambiato idea, ma prima tu non mi hai detto niente, allora io non so mai con ma te. Perché, ma perché tesoro, era un campo lungo lì, quello. Sì, sì, poi dopo ci mi hai detto, no, non guarda loro. Ma E uno cambia, e che c'è di male? Sì, me lo so tesoro, ma io sono delicata, allora sono delicata, ma io ti tratto, ma non ti tratto con delicatezza. Sì, una delicatezza estrema. Ma, allora, ma l'ho fatto come voleva? Ho fatto benissimo tesoro, sì? Ma c'è, sai che se non andava bene non li facevamo, no, sai? No, perché a me adesso sono nervosa. Sei? Come la bestie.
very well educated French. Vai. Allora facciamo così, io dico un po' due o tre frasi di questo greco inventato per un po' di tempo. La poesia ti porta a parlare più speditamente, più velocemente. Sì, ma tu li precedi anche loro, capito? Perché sono testi che tu conosci, questi rappresentano una tragedia greca che tu conosci bene, quindi vai avanti anche. A un certo momento tu ti dici. Questa roba inventata da me. Va bene. Vai. Chuck, 347 B prima. Ecco gli omeristi. Erga calai Pluto, parasanga timetio danes, ruca tobai le fera, simmetro vendiana cas, ruca impulai rameche, alla patica ruca nafari, lucinora manaigere cuca, calai, calos, calè. Di mio mai carete fai, su una la maire il foto, guarda la rapito proprio con un sorriso di ammirazione verso la poesia, l'arte. Stop, fermo no. Così, salvo, fermo così. Sì. Bunchero forte di colore. Sì, certo. Poi io puoi anche voltarti verso la parete, per prendere più conto, insomma. Però la guardavo, bianca, rossa, gialla, verde. Sì, poi sei abbastanza buffo, c'è un certo momento, mentre parli, mentre bianca, rossa, verde, continui qua sotto. Prima che arrivano la roba. No, quando cominciano le cose, così. Quando cominciano le cose, per un po' avanti così, parlando, poi abbassi, cominci a dire. E dici, mettete la cosa. Sì, sì. Ci mettete la cosa. Però dico, metti la cosa. Poi ti dico, levati la cosa. Qua, devi ricordarti solo questo, quando ti dico levati la cosa è perché vuoi insultare qualcuno. Maiali. Stronzi, proprio gli insulti che ti vengono fuori da dire. Merdosi, merdosi, ruffiani. Lì non risulta in quanto che lì continuava a dire quei versi, invece così è molto meglio perché dice, c'è poi la dopo, reazione. Dopo questa azione qui dice ancora due versi, siccome la pioggia si infittisce. È complicato, insomma, proviamo. Non si abbia questa vivacità, cioè, si può sgangherà. No, 3.57 prima! Togliti, aspetta, salvo. Via Remo, vattene, via dal campo, azione salvo. Dove lo porti? Stop. Ma che stop. Sei scemo? Ma che cazzo fa? Levati! Accendi il fumone. Azione salvo. Voi non capite niente, testa di tanto.
Copriti, ridete, rischi d'estate. Approscione, vecchio zozzo! Approscio! Stop, fermi così un momento. A posto, a posto. Che cazzo fate? Vi ho detto, fate dei salti venendo indietro, urlate, venite indietro come dei pecoroni. Non, guarda, non ti devi, tu devi stare qui, puoi muovere la testa. Capito perfettamente. Ma, capito perfettamente, ma non ti devi venire in avanti, no. Capito perfettamente. You have not to move when you think that you will be in the shot, because I know when you are in the shot. Just look in the camera. Un'altra prova. Quei due broccoli a cui ho detto di saltare, perché non saltano? Saltate alti più che potete. You come here and help us and say dance for tonight. When she's here and go down, you come to take him, to take her up and say to her, dance, dance for tonight. Un'altra volta, aspetta, non capisco. When Mr. Moro say fate coro, you go first. Allora, metti la musica. Vedete? Azione Moro. Aspetta Elisa. Mettiti sopra, sdraiata. Sdraiata. Vieni qui. Poi qui. Qui, aspetta un momento. Fai un segno col gesso. Aspetta, Menicu, ma non vedi che sto ancora lì, Santa Madonna? Ma no, insieme! Da capo, Jessica, scusa, è gay. Ecco, vai magari, vai, vai. Come, Jessica. Vai, Jessica, svelta. Comincia a andare, Menicu. Cazzo di ballo è questo? Vatti a mettere seduta là. Sit down là. Dai, Magali, forza. Stai seduta, Jesse, anche in bagno, la prendi. Sta ferma lì, stai ferma lì. When you are here, you sit down just to laugh. It's not, you have finished to dance. You laugh. And laughing. Get up with this. Beh, sono soltanto fastidio, no? Subito l'ultimo posto, Magali. Lui per riposare un po'. Cosa c'è? Quindi, Magali, se tu lo fai qui, guarda, fai così. Sei nascosta da questa cosa. È qui che lo devi fare. Ancora uno, a posto, ancora uno, a posto. Accenderemo. Partito. Vai. Magari adesso tu sembra che fai, che lotti con loro un po' per volta. Tu devi cominciare a ballare da qui, magari, sennò sembra che tu voglia scappar via. No, io devo. Sì, ma fai così, poi quando sei qui comincia a ballare. Sì. Va bene? A posto? Vai. 364 setta. Balla fortunata, balla! Balla fortunata! Balla, balla, balla.
è bella, il conto è prima, mi l'hai già dato di sole, ma sai che ci devo andare. Sì, anche a mancarmi di rispetto. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro. Senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Fotografo, che senso c'ha questa cosa? Rodolfo! Ma due diarie per una stessa persona io non le posso pagare, intendo? È inutile che lui dice no. You're too much, Gary. You're really just too fucking much recording a conversation I'm having about money over this goddamn fucking television set. And I hope you can't use a fucking shit goddamn piece of it. That's right. That's right. Yes. No. I think this experience was much more, was fantastic as a spectator watching 4 weeks Fellini work with people and trying to get to know him. It's very difficult to get to know him because he has so many sides. It's all illusion. Him on the set and him off the set is all illusion. I like the way he's always dressed for an occasion. If we're at the beach, he's got on his beach wear. On the boat, he looks like the captain. I also didn't get to know him very well. I found that it was sort of strained on my part to speak to him freely. No, I think he's very, very easy to get along with and very easygoing. And he puts on a lot of, you know, a lot of things. I think he's a very nice person. And when he gets angry, he doesn't really feel it. There's good vibrations all the time from him, even when he's shouting and yelling. But I expected him to be like that. I expected him to be on a trip all the time. I don't know. It's fantastic to work with him and not knowing until the minute before what you're going to do. But then he can suddenly look up and you see that his brain has just flown all about the hills and round the cliffs and over the sea and come back to get on. I think there are many things he's not interested in, but he's interested in the world he creates. He does play everything. He plays every part in his film, from the extra to the lead. Always. But I think
he's getting a little tired of it. He says what he wants in terms of physically, where he describes what he wants, yeah, but he doesn't sort of go into great detail about character analysis or what he wants from you as an actor to do for this part. Well, he tells you more or less. Just the action, not the meaning. The meaning only he knows. It happens day by day. But I think he's going now into a different world, into a world of fantasy. It's not the world we live in. It's, we play games, but you know they're games. And they groove games. Games we both like at all. All right. Yeah, and we laugh about those games all the time. It's sort of a relationship between the eyes. And so I don't think he needs reality. Older, I feel much more available to do anything, just to film. One day passed without shooting gave me a feeling to have lost something. Now, I think that the important thing is to do. The picture or the books that you have not shooted or written, they do not exist. Exist only what you do. Non le mandate sulla faccia e tutti diretti in faccia. Stop! Belle tettone di questa Elisona. Ti ricordi, Elisa, quando facevamo l'amore? Che Dio vi benedica. Ho due diarie per una stessa persona, io non le posso. Per carità, vengo dopo a passare. Gideon, voi fate voi eterna. Le dispiace, signor Valli, Romolino, fammi un tiro. Che poi viene fuori solo questo. Tu sei magro, come no, ti vedo sempre nelle fotografie. Fare la televisione americana. Allora è meglio dalla parte, è meglio frontale. Io questo è il mio profilo più brutto. Senti, io non sono ancora un come sei caro, lo sai che ti vogliamo bene. Per tutto quello che dici e fai. Anche le interviste in malafede, antipatiche, ostili contro di te, viene sempre fuori una cosa simpatica. Ho scoperto che sono tutte cose piacevoli. Sì, qui ti dico perché. Sì, facciamo quella cosa insieme. Questa cosa tremenda, cos'è? Ma è sempre quello famoso, il film. Conosce Gideon Bachmann? Gideon. Ma questo è guarda, il si filmano l'un con l'altro, guarda. Questo è per Satyricon? Sì, sì. Gideon Bachmann del... Come ti si può presentare, Gideon? Del... Breaking Balls Corporation, sì.
Adesso dovreste essere così gentili tutti quanti da mettervi là perché il campo è rovesciato. Allora, le volevo portare i saluti di Enrico Wertemüller. Ah, sì? Sì. Come sta? Sta belle quelle foto, tazze. Guarda, è sempre il meglio figo del bigone. Sempre il meglio figo del bigone. Come si chiama? Tukul. Triunfo. Ti posso dire una cosa, con tutta sincerità? Vaffanculo. You must go now, you must go, you must come back to Disneyland. They made a fantastic thing. What there is of new? Pirates. I mean, nothing that I had before is even worth seeing in comparison with pirates. I've been already 3 or 4 times. Once we went stoned, the first time, completely stoned. Yeah. I couldn't tell the dolls from the real people. The next time I will go in America, I will pass 2 weeks in Disneyland. So, Roman, I will call you Monday morning and we try to stay together. Great. Bye. Nice to see you. Me too. Thanks. Bye-bye. Good work. Grazie anche a te. Good luck to you. Thank you very much. Ciao, Roman. Pronti? Muoviti, muoviti sul corpo, così come se godessi. Abbi pazienza, fammi riprovare. Apriti. Giù, fammi riprovare. Sei dolce. Fammi provare ancora, vai giù, fammi provare ancora. Ma che c'hai tra le gambe? Un'anguilla marinata, prima. Effetti. Che vuoi? Che segni? Che cazzo vuoi? Gideon, levati dai coglioni! Pronti? Effetti! Azione dietro, urlate! Muoviti Rosina, muoviti più la testa, muoviti Felix! Via Felix, vattene! Elisa, alzati! Calcio! Stop. Un artista, finché è sprofondato nella sua creatività, in questa sua dimensione che è quella per la quale è stato e per la quale è nato, non gli può succedere niente di male. Cosa vuoi che gli succeda finché sta dentro all'atmosfera che è quella che può respirare e che lo fa crescere? But your whole attitude to your work then is that it protects you. It is not that it serves you as a weapon of aggression. Cosa che dice questo pazzo? Or something of this sort. Non ho capito, cioè, scusami. Il tuo atteggiamento verso il lavoro è che il lavoro ti protegge, non è che ti fa partecipare al mondo attraverso il lavoro. Ma in un certo senso sì, perché ti dirò che l'unico modo autentico che io ho di partecipare a quello che tu chiami mondo è proprio il mio lavoro, perché è il mio lavoro che mi obbliga in un certo momento a un rapporto umano con le persone, con la gente, andare a verificare una situazione. Il mio lavoro è proprio la
è proprio l'unico autentico modo che ho di relazionare con tutti, di relazionare con me stesso, di esprimere me stesso, di nutrirmi attraverso gli incontri con gli altri, di rapportare continuamente storia per storia, film per film, me stesso con l'oggettività, con l'esteriorità, con... quindi non... no, non mi pare, mi pare che invece è un modo molto, molto salutare. Poi io c'ho una prova molto semplice, nei limiti di quello che faccio, io quando realizzo me stesso attraverso il lavoro sto meglio, anche fisicamente, anche... Ma that could also be because you're then not exposed to the world, it could be... Ma non è safe. Ma è già, perché esporre te stesso a tutte le insidie, alle cariche magnetiche, alle tensioni, alle contraddizioni, ai trabocchetti di un mondo fantastico, credi tu che sia molto meno pericoloso che esporre te stesso ai contatti col mondo? Arrivederci. I don't know where he's going to go from now. Ce l'ha sempre vicino, eh? E sta proprio così. A 5 centimetri. You bought only 11. Per me Fellini è un amico. Putting his life on the screen is losing. Bisognoso di protezione, di essere sempre. Look like a Texas cowboy. Esattamente come dice. Lui non abbia paura di Dio. No, ha paura del tutto naturale. He's a big love. Questo boy. Questo è un credente. È uno che la notte ha paura di essere solo. Social engagement. Però il mistero di queste cose più grandi del mondo. È tutto scoperto, ma sempre parte della sua fantasia, trovasia smodata proprio. Una sede di conoscere la gente, perché è per lui fantastico. È sempre in giro con queste lotte per Roma, con tutte queste donne, ballerine, froci, puttane, c'era di tutto, una cosa fantastica. I think she has equal weaknesses with love. I think she's better than Federico. She knows everything with love. C'è un punto che mi interessava molto, no? Siccome Satyricon parla della storia un po' romana pre-cristiana, non so se qual è il suo scopo nel film Satyricon. Se lei si rivolge all'ufficio stampa qui, io ci sono tutte le interviste che ho fatto, tutte le dichiarazioni proprio sul film. Perché io ho delle domande più personali così per la tesi. Ne parliamo lunedì, secondo me. Arrivederci. He's not able to say no, and so he says yes to anybody. Such a liar. Fellini is l'uomo che seduce e a sua volta si lascia un po' dedurre. Ma non troppo. Big Daddy. Che improvvisione, che non sai voler bene per i nostri dolori. Arrivederci. Ciao Federico, ciao Federico, ciao, 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 ciao.